22 agosto 1962, attentato contro Charles de Gaulle. È il gruppo terroristico ultranazionalista OAS, contrario all'indipendenza concessa all'Algeria, da secoli colonia francese, a tentare l'estrema soluzione. Il colonnello Jean-Marie Bastien Thiry e i suoi complici mitragliano la Citroën DS presidenziale con 14 raffiche di mitra, tentando di colpirne l'importante passeggero. L'auto, parzialmente blindata, respinge 180 proiettili. Solamente due perforano una gomma, ma il veicolo sparisce rapidamente dalla strada periferica dove è avvenuto l'agguato. De Gaulle e sua moglie restano illesi, ma il fatto che nell'auto presa d'assalto viaggiasse la première dame Yvonne renderà il presidente irremovibile nel rifiuto di concedere la grazia, come invece aveva deciso per i colpevoli di precedenti tentativi. Bastien Thiry viene fucilato l'11 marzo 1963, una settimana dopo la sentenza. Non solo l'esecuzione appare insolitamente rapida, ma vengono adottate misure di sicurezza straordinarie. 2.000 poliziotti e 35 veicoli formano il corteo che trasferisce il condannato al luogo dell'esecuzione. Nel 1971 il romanzo di Frederick Forsyth, Il giorno dello sciacallo, narra tutta la storia ed è subito bestseller, tanto da ispirare a sua volta l'omonimo film di Fred Zinnemann con Jean Sorel e Michael Lonsdale.